Alfredo Conte, Juventus, Inter, curiosità retroscena sullo sfondo del Real Madrid, il punto, no, allora, su quello che potrebbe succedere, poi vai. Noi ci prepariamo una pirotecnica primavera, no, dal punto di vista delle panchine, perché poi mi viene un po' da sorridere quel famoso Solskjaer che doveva essere quello a saltare indipendentemente dal quarto posto in Champions, dal terzo posto in Premier. Oggi ha fatto quello che ha fatto e mi sembra anche abbastanza complicato non confermarlo, e che per molti allenatori anche italiani il Manchester United sarebbe stato l'approdo giusto per ripartire. Ieri abbiamo raccontato quelle cose su Allegri, tutte confermate, la fibrillazione, ed è stata fibrillazione reciproca, partita di andata e ritorno, è rientrata con grandi sofferenze, quindi la Juve adesso è concentrata sull'Atletico Madrid. Allegri sarà una mina vagante per tutti, mi riferisco al mercato degli allenatori, anche per qualche società italiana, probabilmente una, ma il discorso di Conte è quello che va seguito con maggiore attenzione, perché Conte ha avuto dei contatti approfonditi con Marotta, Conte ha parlato di tante cose anche di organizzazione societaria. A lui piace il lavoro di Daniele Faggiano, che tra l'altro sono amici, e non soltanto una stima professionale per il lavoro che Faggiano sta facendo a Parma. E gli piacerebbe lavorare in futuro con Facciano, possibilmente all'Inter. Ricordiamo che Ausilio ha un contratto in scadenza nel 2020, lui spera sempre che possa essere rinnovato, il rapporto con Marotta è buono, ma Conte ha dato queste indicazioni. Marotta è il grimaldello che apre tutte le porte, gli piacerebbe Facciano, lo teniamo sicuramente in orbita Inter, ma ci sono stati dei contatti confermati, ne abbiamo parlato anche con la Juve, anche perché Zidane, e mi fermo, è una mina vagante, perché Florentino Perez, come dicono fonti autorevole alla Spagna, lo vorrebbe riprendere per l'estate, e il Lizza per il Real dalla prossima estate, e il Lizza Zidane per la Juve, e Conte ha ripristinato tutti i rapporti con la Juve, tant'è che c'è stato un parler molto approfondito con l'attuale dirigenza. Significa questo cosa? Che Conte evidentemente dovrà scegliere tra un ritorno a lui gradito e un'autonomia completa anche a livello di mercato, ritorna alla Juve, autonomia completa di mercato con budget importante in casa Inter, e questo sarà un tema che svilupperemo sicuramente nelle prossime settimane. E tutto ciò all'Inter c'è Ausilio in scadenza al 2020? C'è un Ausilio in scadenza al 2020 che lui spera di poter prolungare, perché il rapporto con Marotta è partito molto bene, però è un discorso che coinvolgerà anche la proprietà, è un discorso che coinvolgerà l'eventuale nuovo allenatore, dico eventuale per rispetto nei riguardi di Spalletti, che comunque sa di essere abbastanza spalle al muro, perché Conte è un allenatore che non ti accetta e non ti sceglie soltanto per un aspetto ambizioso e di blasone, vuole tutte le cose apparecchiate bene. Guido Bagatta, Conte appeso tra Torino e Milano, e sullo sfondo abbiamo detto c'è sempre questo Real Madrid che dopo la figuraccia di ieri sera comunque dovrà ripartire e azzerare tutti. I tifosi vorrebbero anche l'addio di Florentino Perez. Allora, io credo che non convenga in questo momento che nessuno vada al Real, perché non si sa bene che cosa fa il Real, probabilmente smonta la squadra. Bale, Modric potrebbero tutti cambiare aria, quindi che squadra ti trovi? Come sai, a dicembre ero convinto che Conte, se non aveva già firmato quasi con l'Inter, ovviamente il colpo di scena del logorio, del rapporto di Allegri con la Juventus, allora non era prevedibile, oggi è un'altra cosa, perché l'Atletico allora non c'era ancora, nel senso di partita d'andata. Quindi capire dove va a finire questo triste allenatore, perché stiamo parlando poi di Zidane, Conte e Allegri, tutti gli altri giocano un'altra partita. Io, se così com'è, se fossi Conte, tornerei alla Juve, anche perché è una squadra che Ronaldo lo tiene, una squadra che per il futuro ha già... Conte, diciamo, in sospeso. Sì, e poi c'è questo rapporto, ricordiamo, se non sbaglio, che Conte è arrivato alla Juventus prima di Marotta, c'è questo rapporto, diciamo, molto fluido con la proprietà, con Agnelli, e l'Inter è comunque un punto di domanda. Dopo Marotta. Dopo. Volevo dire, scusate, Marotta ha fatto il primo anno, settimo posto. Volevo dire esattamente l'inverso. Volevo dire dopo, ho detto prima. Come, questa è in diretta, quindi non possiamo fare questa. Come è in diretta, registriamo, cambiamo. Cambiamo, comunque. Il rapporto con la società è fluido e è rimasto fluido anche in questi anni, nonostante tutto quello che è successo. E i tifosi soprattutto gradirebbero, credo, il ritorno di Conte, che è ancora osannato, un vero e proprio idolo della curva e tutto il resto. Poi, ripeto, sono calcoli da fare anche oltre i soldi, che sono tanti per tutti e tre, che squadra vai a allenare,
perché se hai una certezza di allenare una squadra forte, magari decidi adesso. Se invece la squadra devono fartela, puoi decidere anche a giugno vedendo quali sono gli orientamenti di mercato. Valentina. Sì, io credo che al Real Madrid andrà José Mourinho. Sarebbe un ritorno c'era anche Mourinho. perché ieri i tifosi, dopo l'incredibile eliminazione, no? I 4 gol subiti dall'Ajax, hanno sì invocato le dimissioni di Perez, ma anche invocato il ritorno di Mourinho. Quindi io penso che al Real possa tornare davvero il tecnico portoghese, anche perché lui si è autocandidato. Quindi io credo che Mourinho e Real Madrid, forse una pedina l'abbiamo messa a posto. Io fossi Conte, andrei all'Inter. Perché alla Juventus hai già vinto tutto, è vero che non hai vinto la Champions League, però il tuo ciclo già l'hai completato. All'Inter invece puoi costruire e ricostruire la tua squadra, cioè puoi fare un tuo ciclo, no? E sarebbe bellissimo per una squadra che non vince da tanti C'è anni. questo fascino fagiano che ci ha raccontato Alfredo. Il fascino fagiano, però Sono grandi sono amici. grandi amici, però fagiano, correggimi se sbaglio, anche Alfredo, potrebbe anche essere in orbita Roma, no? Sì, Potrebbe. A Roma hai fatto bene a dirlo. Tra l'altro Fagiano ha un contratto con il Parma e credo che Fagiano si senta pronto, andrebbe a piedi nudi nella notte per lavorare con Conte, perché hanno un rapporto che va al di là dell'aspetto professionale. Sono entrambi leccesi, Ma no? la Roma deve fare delle. Sì, sono entrambe leccesi, hanno lavorato già in passato, ma c'è una stima che va, ripeto, al di là di Vanno al tutto. mare insieme a Proprio, Gallipoli. noi immaginiamo 100, la stima è 200. Quindi, vabbè, stai dicendo tutte cose chiaramente che appartengono al tipo di discorso e lo stai completando. La Roma è un punto di domanda, perché Monchi, c'è Balzaretti, ci sono le situazioni, Massara deve decidere Pallotta, deve prima congedarsi da Monchi, deve scegliere un altro direttore, la figura di Baldini, non è semplice la Roma. La Roma è un po' un vicolo cieco, è un puzzle di difficile collocazione e difficile soluzione adesso. Hanno lavorato insieme a Siena. A Siena. Io, sì, infatti. Se volete Promozione del possiamo passare Siena, a Siena, mi la riferivo a Siena, promozione del infatti. È Siena, stato Serie testimone di nozze l'uno dell'altro? No, così no? Conte non è stato A. testimone Conte di di nozze di Fagiano. Fagiano. Sì. Conte era uno dei due testimoni di nozze di Fagiano. C'è qualcos'altro del mio? Per continuare, ascolta altri due, Babascio, come si chiama? Gioca una bimbo un Sono di bar. Lecce. Vogliamo Si continuare? sentono ogni giorno, non lo so. Fagiano è campione di Candy Crush e Conte non sopporta questa supremazia del suo Privio è stato a vicino. Lecce. Ma che ne so? No, li ho visti in giro a Lecce. L'hai visto in giro? Della città vecchia. Juventus e Inter, addirittura adesso si va un po' oltre, si parla sì, ma Icardi va alla Juventus, allora Dybala va all'Inter. Non è mercato questo, potrebbe essere fantamercato in parte. E allora il nostro Michele Moretti ha fatto un passo indietro per capire quando gli affari sono stati fatti realmente e concretamente, quando un giocatore è andato da una parte e dall'altra. Ultimo giro Sport Italia Mercato, tra pochissimo l'ultima edizione di Sky News, anche anticipazioni di rassegna stampa, qualcosa arriva, polemiche a Roma, la città infuriata per il torto subito, per il torto arbitrale di Francesco. Non si è presentato in conferenza stampa, attenzione alla posizione tra questa notte e domattina, perché potrebbe davvero cambiare da un momento all'altro. Esonero? Si va avanti? Dimissioni? Per il momento non si sa. Vi dovevamo far vedere il gol clamoroso mangiato, mancato da Colidio. Qui eravamo sull'1-0 e guardate cosa fa. Era quasi qualificazione perché dopo 20 minuti andavi sul 2-0 fuori casa. Colidio che prima, dopo pochi minuti, aveva fatto un gol clamoroso. Guardate cosa sbaglio. L'ha Palo di ribattuto, Salcedo. non il palo. No, il palo no, era palo ci ha palo ci ribattuto. stava Il palo di Salcedo ha no infatti no Il palo di Salcedo. Il gol sbagliato lì. Lo rivediamo l'ultima volta. Petula ha Davide, che la faccia dici? brutta. Brivio. Secondo me stava già esultando Sì, però dai, come fai? perché è incredibile. Rimandamelo rapita, pallone, dai, che poi andiamo a dormire, però Siamo era impietosi. 0-1, che aveva fatto un gol clamoroso. Adesso fatemi rivedere anche il gol tra poco. Però, guardate, palo di Salcedo. Fu. No. Si andava sul 2-0 a No, neanche gli è Firenze. rimbalzata, cioè No. gli è rimbalzata male, No, no? era perfetta. Guarda lì, guarda. Perfetto. Non è rimbalzata male, era perfetta. Non è arrivato col tempo giusto, forse, Davide. Non lo so, perché ho visto che ha fatto No. quel passettino in più Vediamo anche il gol, dopo. perché il gol pochi minuti prima invece stesso calciatore, Colidio, straordinario il gol realizzato nel momentaneo 0-1. Guardate qui. Oh. Calcio strano, eh? Fa un gol così, passano 7, 8, 10 minuti e ne Al sbaglia un volo di altro testa, clamoroso. Va incredibile. bene, anticipazioni? No, vediamolo, rivediamolo, guarda.
bello. Togliete una curiosità, visto che il calcio giovanile è uno forte questo, sì, no? È uno forte forte, che vedremo... Sì, lo vedremo, però sicuramente no, è forte. È un giocatore da Serie A. Sì, giocava con Zaniolo l'anno scorso, sono due giocatori forti, ruoli diversi, però per intenderci, domenica, quando è stato venerdì, ha chiuso i Cagliari-Inter con Ranocchia attaccante, a questo punto faceva una cosa molto semplice, piazzi Colidio che fa l'attaccante, è giovane, e non mi fa giocare un difensore centrale prima punta dopo che c'è stato il caso Icardi, una cosa molto più semplice che però Spalletti poi non ti sbagli in Serie A un gol così, ha chiuso la carriera. No, se sbagli un gol così in Serie A però se lo fai come ha fatto il primo si incomincia a dire che vale 70 milioni, e questo è il brutto e il bello del calcio.